ormai da 26 anni a Colle di Fuori, frazione del comune di Rocca Priora, ha luogo la notissima Sagra del Fungo Porcino, giunta alla sua 26esima edizione, organizzata dall'Associazione Pietro Pericoli. L'evento, come ogni anno, richiama migliaia di visitatori a questa immancabile sagra, che si svolge nella cittadina di Colle di Fuori, nel cuore del Parco dei Castelli Romani. L'appuntamento ha radici profonde con la tradizione agricola della stessa comunità. Infatti, fino a pochi anni fa, molti suoi abitanti svolgevano l'attività di raccogliere direttamente i funghi come impegno di lavoro principale. Il nostro orgoglio e cavallo di battaglia è il re del bosco, il fungo porcino, che è stato servito per soddisfare tutte le esigenze dei visitatori, sempre più numerosi ed esperti, sempre più esigenti. Gli chef di 4 ristoranti della zona cucineranno con passione e professionalità per garantire la qualità e la bontà di ciascun piatto. Sono una delle più grosse soddisfazioni che un'associazione senza scopo di lucro si può, diciamo, aspettare in queste giornate. Oggi credo che abbiamo raggiunto circa 6.000 persone che stanno pranzando ormai da mezzogiorno a quest'ora, e speriamo che per i prossimi fine settimana ci sia la stessa affluenza, perché in questo parco di Castelli Romani è una sede da venirci a trovare e rimanere contenti. Grazie. Come ogni anno, un folto numero di persone hanno preso d'assalto la frazione di Colle di Fuori e hanno partecipato all'invito di questa prima parte di festa, partecipando al primo weekend, invadendo la centrale piazza cittadina con lunghissime code sin dalla tarda mattinata e potendo scegliere tra 4 diversi tipi di ristoranti: Zirighetto, gli amici del boschetto, il bersagliere, la premiata trattoria Prati e pizzeria Arizona, pronti a soddisfare qualsiasi tipo di palato, tra svariati tipi di condimenti e prelibatezze messe a disposizione dell'organizzazione, sempre attenta, dell'Associazione Pietro Pericoli per la 26esima edizione della Sagra del Fungo Porcino. 4 ristoranti a disposizione, penso che siete l'unica sagra dove proponete dei menù così ricchi, addirittura però sono dei propri e veri ristoranti a fornire il cibo ai commensali. Noi abbiamo fatto ormai da tanto tempo questa, nasce da noi il pranzo delle sagre, è una scommessa che abbiamo fatto tanti anni fa e oggi ci abbiamo i risultati. Sono 4 ristoranti, 2 di Colle di Fuori e 2 che stanno all'Ariano, che ci permettono per soddisfare tutte queste presenze, e il prossimo anno cercheremo di aumentare pure qualche altro ristorante. 26 edizioni di questa manifestazione, quindi insomma siete ormai un punto fermo dell'enogastronomia laziale. Non lo dico per vantare, diciamo, questo territorio, ma questa è veramente una delle migliori, non dico la migliore, ma una delle migliori sagre che la provincia di Roma può permetterci in questo momento. Riusciamo a soddisfare tantissima gente con qualità e accoglienza, perciò questo è il nostro obiettivo. Gli stand, aperti a pranzo e a cena, offrono menù ricchi e assortiti a base di funghi, gustosi primi piatti, fettuccine, gnocchi, cellitti, strozzapreti e zuppe, vere specialità fatte in casa, ma anche secondi piatti, bistecche tagliate, straccetti, scaloppine e arrosticini, accompagnate da funghi porcini alla brace. Non mancheranno pizza, bruschette e supplì, sempre ai funghi porcini. Non sono mancati ovviamente i momenti di evasione e di allegria, tipici della festa popolare. Tutte le sere spettacoli musicali con balli in piazza e musica dal vivo. E nell'occasione della prima domenica di festa erano presenti gli amici di Radio Radio e i cantattori ad accompagnare il pranzo facendo cantare e ballare gli ospiti presenti. All'appuntamento gastronomico, oltre alla presenza di migliaia di turisti e visitatori richiamati dei piatti della cucina della cittadina castellana,
non è voluto mancare anche il primo cittadino, anch'egli testimone della bontà dei prodotti, come testimoniato nelle sue parole. Sindaco, possiamo dire che siete stati letteralmente invasi oggi in questa domenica della Sagra del Fungo Porcino? Beh, però diciamo che è un'invasione pacifica e ben accolta, anzi diciamo che gli sforzi profusi dall'intera comunità di Colle di Fuori, ma io allargherei il discorso a Rocca Priora, ci danno grande soddisfazione, proprio perché effettivamente oggi questa ambientazione particolare così bella sul limitare di un bosco, con una cucina speciale, con una serie di, come dire, proposte di valorizzazione dell'eccellenza del nostro territorio, veramente fa onore a Colle di Fuori, fa onore a Rocca Priora, ma io direi che fa onore a tutto il territorio dei Castelli Romani e dei Monti Prenestini. Quanto è importante per lei, che è il primo cittadino, vedere che tantissima gente da tutto il Lazio è venuto qui per visitare questa frazione di Rocca Priora e anche per degustare dei piatti veramente unici nel tutto panorama enogastronomico? Beh, intanto lasciatemi dire che è una grande soddisfazione vedere lo sforzo che la nostra comunità, nella sua interezza, la comunità di Colle di Fuori, profonde nell'organizzazione di una stagione. La Sagra del Porcino è il culmine di questa stagione e il risultato è sotto gli occhi di tutti, con la presenza di tutte queste persone. Colle di Fuori diventa un momento di richiamo che valorizza se stessa e che valorizza ovviamente il Rocca Priora intera, e come no, per un sindaco questo è l'obiettivo da raggiungere, però ecco, giudicate voi se l'obiettivo è stato raggiunto. Io direi proprio di sì. Complimenti, ecco, lasciatemi fare i complimenti all'associazione Piero Pericoli, perché se li meritano tutti, veramente. Il gusto è tornato ad essere protagonista a Colle di Fuori, con un fine settimana per assaggiare i piatti tipici della tradizione enogastronomica locale. Di anno in anno la manifestazione ha riscosso molto gradimento, tanto che questa 26esima edizione ha fatto registrare un nuovo record di presenza. L'appuntamento gastronomico, che ormai si annovera tra i più apprezzati e partecipati, ha deliziato numerosi visitatori. Infatti, la Sagra del Fungo Porcino, un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina, vi aspetta anche nei prossimi due weekend, 8, 9 e 10 e 14, 15 e 16 settembre 2018, a pranzo e a cena, naturalmente a Colle di Fuori, nel cuore dei luoghi della campagna romana e all'interno del Parco dei Castelli Romani. Oggi naturalmente si chiude questo primo weekend di manifestazioni, ma chi si è perso o addirittura chi vuole tornare ad assaggiare le vostre prelibatezze, ricordiamo che ci sono altri due weekend disponibili per venire qui a Colle di Fuori. Sì, i prossimi due weekend ci diciamo consigliamo di venire pranzo e cena anche venerdì, perché il venerdì c'è meno caos, c'è meno la possibilità di degustare meglio i nostri prodotti. Ci sono delle cantine locali, ci sono dei dolci fatti in casa che possiamo degustare in questa manifestazione, e ci sono, la cosa importante è che questa manifestazione è partecipata da tantissimi giovani, che possono stare tranquillamente seduti fino a tarda notte. Grazie.